Valerio Anastasi, un altro dei protagonisti di questo Catania 2017-2018. Intanto una domanda particolare: perché stamattina abbiamo parlato con Ranzi, Aia, e gli abbiamo detto come va con Anastasi, visto che insomma gli hai rovinato un quarto di stagione. Sì, abbiamo Andiamo, parlato. intanto passeggiamo Sì, così su questo campo perché sta per iniziare sì, sì. l'allenamento, eh? No, abbiamo fatto una battuta quando l'ho visto che c'è stato questo episodio sfortunato che mi è rimasta la mano impigliata nella maglietta di Aia che è caduto e la mano ha fatto crack. Insomma, È andata così, è un sì. episodio negativo. A proposito di episodi negativi o di sliding door, se vogliamo chiamarlo così, quanto ha pesato l'infortunio subito dopo la gran partita che tu hai fatto a Cosenza, con la maglia del Catania? Poteva cambiare la tua stagione quella partita se non ci fosse stato poi quell'infortunio? Ma l'ho ripetuta tante volte, magari sì, magari no, poi comunque la situazione è diventata difficile a gennaio, quindi ci sono tante cose da valutare. Sicuramente sarebbe stato meglio evitarlo, per infortunio, però è andata così. Preferisco pensare a quest'anno e evitare infortuni che magari poi mi chiederete ancora Diciamo, la cosa tua sarebbe dose di successo. Esatto, sfortuna sì, l'hai l'abbiamo pagata. archiviato, Fra sì. parentesi, sei riuscito a conoscere Lucarelli andando a Messina, hai la fiducia di questo allenatore. Ecco, la senti la fiducia di Lucarelli nei tuoi confronti? Perché poi Lucarelli è uno degli attaccanti che magari, quando eri più piccolo Sì, guardavi anche in campo guardavo come un in campo, esempio. fantacalcio, ma diciamo che Lucarelli l'avevo già conosciuto prima, quindi c'era già un Sì, rapporto a Pistoia, avevamo lavorato ok. insieme. E quindi sì, no, avere lui è per me un grande stimolo e soprattutto la fiducia che ripone in me da un attaccante prolifico come lui è un grande sia uno stimolo ma anche mi dà grande responsabilità. Stacchiamo un attimo dal calcio giocato, parliamo un pochettino di Valerio Anastasi, persona, cosa ti piace, che cosa ti fa venire i brividi nella vita oltre segnare. Segnare è la cosa più emozionante di tutte, no? Poi sono un ragazzo tranquillo, sono abbastanza introverso, diciamo che non mi piace tanto uscire, fare vita mondana come dicono tutti, però sono tranquillo, sto a casa, mi piace molto guardare il calcio, tanti sport. Mi dice qualche suggeritore di fiducia che il tuo idolo era Van Basten? Sì, diciamo che sono cresciuto con le cassette di Van Basten, quello sì. E che cosa ripetevi i suoi gesti e le sue e Nella mia speravi di ripetere le sue mente, gesta? nella mente li ripetevo sempre. Senti, stiamo arrivando proprio vicino o dentro l'area di rigore che poi è il punto nodale del tuo gioco dove poi devono arrivare i gol. Cosa ti senti di dire ai tifosi del Catania che Anastasi vedranno in questa stagione? Diciamo che di chiacchiere mi piace farne poche, promettere un numero di gol o fare tante chiacchiere non mi piace. Cercheremo di far divertire la gente e speriamo veramente di dare qualche soddisfazione che a una piazza che le merita. Ti disturba un pochettino sentire che il Catania è alla ricerca della prima punta? No, io sono contento, dico sempre, più l'attaccante più forte arriva e più è uno stimolo anche per migliorarsi, per migliorare, poi si giocherà al posto e va bene, come è successo l'anno scorso. Per cui, insomma, alla fine, forza Catania con la prospettiva di questa squadra che sembra una delle più forti di questo campionato. È già così, secondo te? Sì, secondo me siamo su quella via, ma ti ripeto, a chiacchiere, e dopo dobbiamo solo dimostrarlo sul campo. Allora, basta Esatto. chiacchiere con Valerio, grazie, Grazie grazie a ancora. voi. Noi ci fermiamo per il momento, con Valerio Anastasi abbiamo fatto anche il punto, insomma, su quello che è o che può essere il reparto offensivo del Catania nel prossimo anno.